Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Sara. E oggi faremo il video su Jurassic World Alive. Vabbè. Ho già iniziato un pochino a... Vedete che qua sono un po'... Vabbè, me ne mancano, come vedete, moltissimi. Se volete che porto altri video, spolliciate. E se volete che non continuo da solo, se io non vedo tanti pollici, continuo da solo. E poi piano piano vi farò vedere. Passiamo dalla mia squadra, che è composta a livello 5 il Velociraptor. Se lo portiamo a livello 15. Lo possiamo ibridare con il T-Rex, l'Indominus Rex, oppure cos'era? A livello 20 l'Indominus Rex e il Velociraptor, così forniamo l'Indoraptor. Vabbè. Il Deino che i suoi attacchi. Uno toglie 508, l'altro toglie 1016. Fortissimo. Dopo abbiamo il Dimorfodonte. Vabbè. Come vedete, la ferocia è forte sulla resilienza. La resilienza sull'astuzia, l'astuzia sulla ferocia. Dopo abbiamo il Dimetrodonte, Charlie, il Tarbosauro, l'Allosauro e per ultimo il Triceratopo. Non mi ricordo mai il nome di sto qua. Tanicolagreo, che lui non ce l'ho in squadra perché non è abbastanza potente. Non mi ricordo di che livello sia. Non toglie neanche così tanto, più si potenzia a livello 4. E poi entrerà in squadra la Patosauro. Abbiamo l'Atecopteryx, il Dimetrodonte, un altro, il Deinocheiro, credo, no, il Deinocheiro è quello sopra, il Nundasuco, benissimo, l'Ophiocodonte. Il Stegimoloch, un altro triceratopo, il Deinocheiro, il Dilophosaurus, il Dracorex, l'Ankylosauro, che cavolo è sto coso? Coelurosaurus, Gallimimus, Tonte, il Succomimo, il Tarbosauro, un altro, no, il Litronace, il Kentrosauro, il Monolofosauro e credo sia lo Stegosauro, sì. Adesso siamo qua. Quando si carica è quando vuole lui, possiamo, ok, possiamo iniziare a catturare tipo questo Nundasuco. Così almeno se ne prendiamo abbastanza possiamo livellarlo. Dai, lo sto colpendo, sono forte a centrare. Alcune volte mi scivola il dito, allora sbaglio un po' come adesso, ma sono forte. Il problema è che il tempo finisce subito. 93. Sono forte a sto gioco, eh. Non c'è solo questo. Poi c'è pure le battaglie, ci sono. I PvP. E la modalità campagna. Ok, il Nundasuco è da potenziare. Dov'è? Nundasuco. Ok, potenza vita, potenza d'attacco e la velocità rimane invariata.
Ho solo 4 siringhe. Ok. Prendo 17 dardi. L'unica cosa che mi importa qua sono i dardi. Che sono la cosa più importante perché sono a corto di dardi. Altri dardi. Altri dardi ancora. Altri dardi. E altri dardi ancora. Facciamo una battaglia. Così. Speriamo che sia un avversario potente, come quello che ho sfidato prima del video. Mi faceva sempre i danni nel tempo, me li ammazzava tutti. Io l'ho sconfitto con i danni nel tempo, l'ho buttato giù. Allora dite, lo stesso sono nelle mani? Eh sì, se no potresti anche metto il dimetrodonte, il tanicolagreo, che non ce l'ha neanche di livello così forte. Noi togliamo un botto. Aia. Un trunace. Ok. Attacco prima io. Allora mi faccio morire il dimetrodonte, ma gli tolgo tanta vita. No, non è ancora morto, ma si è curato. Allora inizio con il Tarbosauro, se lui fa forte anch'io vado forte. Ma come priorità? Mamma mia. Deino Keiro. Il dannato Deino Keiro. Non mi fa niente, non mi piace neanche tanto come dinosauro il Deino Keiro. Poi mi ha tolto tanto. E io ho riduzione del danno, ma non mi muore. Ah, lui muore. Vittoria. Me ne gioco un'altra perché mi sa che mi state portando fortuna. Il triceratopo è uno dei più forti perché si può curare, stordisce gli avversari, aumenta la sua velocità di attacco, allora inizia sempre prima lui, si cura, dopo se c'è tempo in questa battaglia ve lo faccio vedere all'azione, per adesso metto l'allosauro e lui mette Charlie. Lo faccio. No, non gli posso fare critico. Mi è indebolito. E lui sì che mi ha fatto critico. Vado con il Carbosauro. E lui mi mette l'Apatosauro. Ha molta vita l'Apatosauro.
Vabbè, io... niente, sono intelligente. Mettere all'ossauro, noi gli facciamo critico. E preso tutta lui. Buttato giù. Inizia lui. Vabbè. Adesso tutti su di lui. Inizia sempre più. Che schifo. Ok, c'è morto. E qua mi dovrei curare. E sì, ma loro strillano in un modo. Come scambio automatico? Ho stordito ma scambia. Iniziano prima loro. Mi purifico, mi aumento la velocità, mi scudo e mi rigenero. Bravo l'avversario. Molto bravo l'avversario. Adesso ma voglio la vendetta contro un altro a caso, ma sì. Quei cosi minuscoli. Ognuno ha pochissima barra di vita, ma in tre hanno un sacco di vita. Allora serve un uno di livello alto oppure un triceratopo di livello molto alto che ha tanta vita. Qua c'è l'uomo, voglio mettere l'allosauro. Che prima con il l'allosauro gli ho teso un'imboscata, ma che non ha funzionato, ma tentarlo nuoce. Che io ho scelto il T-Rex. Mamma mia, sono finito. Mamma mia, sono finito. Io per quanto possa essere forte, non ce la farò mai. Che tipo è? Cioè, non ce l'ho. È immune il triceratopo, però tentarlo nuoce. È matato, lo sapevo.
Vai, Morfodonte, non farai niente a sto tiranno. Adesso ci crepa anche lui. Ma dai. Vai. Sto qua non ce l'ho. Allora me lo prendo, cosa fai? Non te lo prendi. Ok. Questi qua sono un po' a 40, non credo che ci arrivi. 24, 34. 34. Non sono riuscito a prenderlo. 97. Un'onda succo. Potenzio un'onda succo. Mi dispiace per chi mi seguiva dalla carriera del processo, non potrò più farla. Perché no? Perché non posso continuare la carriera del processo. Ma per farvi felice, adesso, tempo al tempo, adesso nel senso, adesso andiamo su Soccer Champ. Vi farò fare una nuova carriera. Guarda qua! Ho speso un quantano! Guarda da te! Oh! Perché mi sto spalzando e sto qua fermo? Lo so per cento! Yay! Anzi, nuova carriera, sto già facendo una carriera con il Boston, però semi pro. Chiudo gli occhi, cosa è uscito? Niente. Club. A caso, Albania. A caso, il Dinamo Tirana. Buona posizione in classifica. Ok. Mi vengono i sufi. I sufi via. Adesso devo vedere. Non abbiamo un terzino destro. Benissimo, come ogni carriera che faccio. Non abbiamo terzini destri. Mi prendo il 19enne del Bolivar 63 Luis Paz. Paz. Luis Paz. Vediamo che squadra ha Tomori Berat. Tomori. E va bene. Forza Dinamo Tirana, se vi piace anche questo ritorno, mettete like, se no non continuo anche questa, lascio un episodio. Zeni Pavsovski. Dinamo Tirana, che lo passa... Per Dervigi Spasovski. Spasovski, che ritorna. Spasovski, va a zero, dopo 7 minuti. Il Dinamo Tirana ancora avanti per Spasovski.
Ed è tre! E sono tre! E sono tre! Buscage! Buscage! Come si dice? Non so. No? Malco, no! Malco! Seccati con le mani! La stanno per pareggiare così. Non mi permetto che la pareggino così. Non mi permetto! Non mi permetto! Grande il portier! Per il 4. Cecia, come si dice, fa il 4-2. Si va negli spogliatoi con questo risultato, la squadra rimane quella. Ho notato adesso, perché il difensore centrale del team Dinamo Tirana si chiama Balla. Che cognome strano, Balla. Laua, Pepa 4-3. Pepa. Per il 5. Luis Paz, il nuovo acquisto, comprato da poco, potrebbe fare già il suo primo gol in amichevole, ma è sempre un gol! Palo gol! Luis Paz, questo si riguarda, perché è bellissimo questo palo gol. Una partita straordinaria con un risultato che nessuno si aspettava. 6-3! Nel senso che vincesse il Tirana me lo aspettavo anch'io, ma con questo risultato non credo. Ha pure cambiato il logo il Dinamo Tirana, cioè, l'ha migliorato, posso dire. Cezza 7-3 sotterrati. Per l'ottavo, Spasovski, Zezza, 8-3, Zezza. E la partita finisce 8-3, 8 occasioni, 8 gol. Tripletta di Zezza e Spasovski con un gol di Dervisci e Luis Paz, per condire. Ok, Prifti, puoi anche andartene. E mi sa che qua, se Luis Paz è stanco, non ha nessun cambio. Me ne prendo un altro di terzino. Sono a corto di terzini quelli del Dinamo Tirana. Vediamo se qua c'è qualcuno che costa meno. C'è un altro giovane, ma ovvero il 60 ci sta. Del Tijuana, Parra. Non so perché mi prendo questi nomi. Parra. Sembra para. Rimane qua in panchina. Sostituto di Paz. Adesso ci affrontiamo il Paris FC, che è una fortissima squadra da affrontare noi. Perché sennò non è così tanto forte. A metà classifica della seconda divisione francese. Per noi, ma una squadra forte per il nostro livello. Promossi l'anno scorso dalla seconda divisione. Poi inizia Dinamo Tirana Paris FC. Inizia subito il Paris FC. Cerchiamo di difendere. Luca Mbila,
al terzo minuto, 1-0 Paris FC. Non pensiamo alla parata clamorosa che ha fatto, ma ripara i danni del gol. Anche se non volevo intendere questo. Palo, non è gol. Palo, non è gol. Dervisci. Non so cosa faccio. L'ho messa all'angolo giusto. 1-1. Poco prima di andare negli spogliatoi. Miranda, lo facciamo riposare. E mettiamo... Kida. È iniziato il secondo tempo, il Paris FC in attacco, Guadin. Ritorna in vantaggio il Paris FC. E finisce così, il Paris FC se la porta a casa. Supercoppa, Ignatia, Rogozine e Patrizzani. Il Ignatia e Rogozine hanno vinto la coppa e il Patrizzani ha vinto il campionato. Ignatia, la stimo un botto, l'Ignatia, ma davvero la stimo. Madò Legnatia! Perché cavolo siamo in Europa, in Conference League? Forse perché siamo promossi 2 anni fa, abbiamo fatto un campionato spettacolare, ma non credo perché ci è rimasto un po'. In seconda divisione. Ho capito che tutti pensano che è una squadrona, ma non è vero. Ma anche se a me ha fatto ricredere. Va bene. E Balcani, Dinamo, Tirana, sia. Una squadra del Kosovo, una squadra kosovana e una squadra albanese. Noi siamo l'albanese, loro la kosovana. Noi andiamo in alto, Spasovski. Zezza. Meglio chiamerò Zezza. C'è andata e ritorno, ricordiamolo, andata e ritorno, ma Criezio. Ma se iniziamo così, non credo che finirà molto bene. Non credo proprio. I Paz. La Paz Spasovski. Che si accentra Spasovski, anche se non è un gol bellissimo. Spasovski pareggia i conti. Spasovski. Miranda. Hida dentro. Mi sa che Hida e Miranda si faranno sempre scambio. Ma poi Miranda, quanti anni ha? Miranda? Beh, lo vedremo dopo. Beriscia! 3-2 a chi?
Tanto adesso vi pareggiamo. Forse. O forse raddoppiano e per il ritorno ne dobbiamo sfidare. Tasic, cosa si è mangiato? È meno male. Guardo qua. Visi. I visi. I visi hanno segnato. E tre pari. Sta tutto al ritorno. A 25 anni si stanca subito. Ah, già ritorno. Sì, già ritorno. Noi siamo in casa e non la possiamo perdere. Al terzo minuto stavo già rischiando. Spasovski, Spasovski. Paolo di Spasovski, cosa si è mangiato Spasovski? Non ci credo Spasovski. I Balcani sul rigore, Paolo! Xoxa! Xoxage! Perisci? Sexa o Zezza? Colici! Dervisci, dervisci, schiazzato. E passiamo in vantaggio al 40esimo. Al 45esimo potremmo raddoppiare. Dervisci, Spasovski. Spasovski, 5-3 risultato totale, 2-0. Risultato della partita che si sta disputando. E qua Miranda lo faccio ritornare fuori, mi dispiace. 5-3, mistero velato, chiudi gli occhi, calma. Oppure pensieri da bagno. Dervisci. Io sto pensando a pensieri da bagno. E mentre Dervisci ne scarta due, ma adesso deve passare a Spasovski che deve fare il resto del lavoro. 3-0. Il risultato complessivo di 6-3. E finisce, e sì, e finisce così, e finisce così, con un 3-0 nettissimo. Adesso abbiamo di nuovo la conferenza con il Varsavia. Il Lechia Varsavia è già una squadra polacca un po' più forte. Visi a campo aperto, Spasovski. La giochiamo in casa, allora nel chilling. Non lo so, stavano passando a scivolare. Sozzai. Oxoxai, non so capisco un Oxoxai di Zuzai. Oxoxac. Dervisci, vicinissimo alla bandierina, per scartarne uno, non ce la fa. Augustovski glielo impedisce. Fuori Xoxa. Per Hida, fuori Miranda, per Hisa.
Questa è la prima volta che Hida e Hisa giocano insieme in quest'anno. Muci. Pregge quanti muci. Easy, Spasovski. Riporta in vantaggio il Dinamo Tirana. 2-1. 2-1. E zitti tutti. Zitti tutti. Spasovski, giocatore spettacolare. Mi aspettavo un Varsavia migliore, però non lo è stato. Un Varsavia migliore. Budzinski. Io ho ancora 0 partite giocate. A quanti minuti stiamo di video? 36. Abbastanza. Se vi è piaciuto questo video, mettete tantissimo e iscrivetevi al canale. Ciao!